Al netto commento di questa gara è sufficientemente semplice, perché al netto delle problematiche con cui ci siamo presentati, e ne abbiamo parlato anche a inizio gara, abbiamo scongiurato l'inizio presuntuoso, anzi siamo stati bravissimi nel primo quarto, ci siamo passati molto la palla, siamo stati tutti pericolosi, abbiamo fatto una pallacanestro di livello. È chiaro che però purtroppo è successo anche che oggi magari abbiamo avuto qualche contributo in meno da giocatori che dovrebbero essere fondamentali anche nella crescita della partita tra il secondo e il terzo quarto, e quindi obiettivamente nel secondo tempo siamo andati ancora più in difficoltà. Abbiamo avuto carattere, questo bisogna riconoscerlo, abbiamo avuto carattere, però abbiamo recuperato con iniziative troppo individuali, e questo chiaramente alla lunga ti fa presagire che non sempre l'esito è fausto. Dopodiché è ovvio che guardiamo l'aspetto caratteriale e pensiamo che abbiamo prodotto un grande sforzo, cerchiamo di portarci a Udine questo aspetto qui, determinazione, compattezza anche difensiva negli ultimi minuti per cercare di recuperare, e questo, quindi insomma, sono stati lodevoli i giocatori sotto questo punto di vista. Però quando vai sempre di rincorsa, parlando della seconda parte, è chiaro che dopo basta un errore e lo paghi duramente. Quindi abbiamo fatto esattamente due errori fondamentali nelle ultime due azioni difensive, sull'uscita di Jackson e su questo blocco cieco sulla rimessa a 95 centesimi, che chiaramente ci ha penalizzato colpevolmente, perché poi sembra che il fischio arbitrale sia nettamente corretto. Nel finale anche uno spiacevole episodio che ha coinvolto entrambe le squadre e qualche tifoso che era presente in campo. Sì, dispiace un po' analizzare questo, perché indubbiamente la partita mediamente è stata corretta e anche tutto sommato vincente, però ecco, l'organizzazione è stata perfetta, a parte questo aspetto molto delicato, che quello che c'era della gente in campo certamente non autorizzata, e queste provocazioni certamente non fanno bene alla mentalità dei giocatori, soprattutto di una squadra magari nervosa per una sconfitta come la nostra, insomma. Quindi questa è l'unica cosa di cui ci possiamo e ci dobbiamo lamentare, perché ovviamente anche un giocatore come Alessandro Gentile è stato notevolmente diciamo provocato, insomma, ecco, nel corso della gara, e quindi alla fine non è facile mantenere questo equilibrio, quindi una maggior protezione dell'ambiente avrebbe giovato, e mi auguro che chi sarà deputato a decidere sanzioni su questo abbia un occhio molto attento a quello che è successo in campo, perché sono state coinvolte troppe persone.